Amici, buongiorno, benvenuti a questa seconda puntata del libro della settimana. Questa settimana abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite Giovanni Vota, autore del libro Spiritual Quantum Coaching, edizioni L'età dell'Acquario. Benvenuto Gianni. Grazie, namaste. Allora, Gianni è un ingegnere, ma secondo me molto riduttivo come termine, quindi mi piacerebbe che si descrivesse un po' per chi non lo conosce. Mi chiamo Giovanni Vota, sono un ingegnere elettronico, insegnato al Politecnico di Torino, stato dirigente di diverse aziende in Italia e negli Stati Uniti e diciamo per 30 anni quella è stata la mia vita, la mia carriera, dove ho imparato a approfondire la scienza, la tecnologia nei suoi aspetti più avanzati. Dopodiché, proprio per lavoro, ho cominciato a occuparmi di spiritualità antica, quella che è più di 3500 a.C. e della moderna fisica quantistica. E da tutto questo è venuto fuori una domanda. Io sono un ingegnere, quindi il mio approccio ingegneristico e la domanda è stata: ma è possibile trovare un metodo ingegneristico per cambiare la propria vita? Quindi andare a trovare ciò che è dentro di noi, nel nostro subconscio, crea le situazioni di vita a noi difficili e quindi trasformarle in modo tale da crearci una vita di gioia, di serenità, di abbondanza, secondo quello che insegnano gli antichi maestri. E con lo studio della fisica quantistica, poi della fisica successiva alla fisica quantistica e dell'antica spiritualità, ho tracciato un metodo, proprio da ingegnere, come si suol dire, per cui una metodologia che seguendola si può fare questo. L'ho sperimentato, da cui ho sviluppato una tecnica di coaching che si chiama appunto Spiritual Quantum Coaching. Il merito non è solo mio, è stato di Luciana Ronco, con la quale lei ha canalizzato poi le procedure, e direi tutto il libro è merito non solo mio, ma di Francesco, che con grande pazienza ha sbobinato e trascritto i miei seminari, di Barbara Goia, che come dico io l'ha tradotto in italiano, e dell'editore, che con le sue persone validissime ha saputo dargli la forma. Perfetto. Allora, se sei d'accordo, leggerei due piccoli estratti da questo libro. Allora, il primo parla di un esperimento molto interessante che è stato fatto a Washington nel 1993, per la precisione nel giugno del 1993. Washington è considerata la capitale dei delitti negli Stati Uniti d'America. L'esperimento in questione venne condotto da un gruppo di meditazione trascendentale, tecnica meditativa orientale diffusa in Occidente da Maharishi, fisico, mistico e guru indiano morto nel 2008, con un numero crescente di volontari, fino ad arrivare a 4.000 persone radunatesi in meditazione dal 7 giugno al 30 luglio 1993. Sulla base di 48 esperimenti più piccoli eseguiti in precedenza, si era calcolato che durante l'estate, con 4.000 persone in meditazione per 8 settimane, sarebbero considerevolmente diminuiti i crimini violenti a Washington. Il capo della polizia, pur essendo estremamente scettico, dichiarò in televisione che sarebbero dovuti scendere 50 cm di neve perché a Washington potessero diminuire i crimini. Collaborò attivamente. L'esperimento venne guidato da un comitato direttivo che comprendeva studiosi delle maggiori università americane, tra cui anche sociologi e criminologi. Le misure dei crimini furono rilevate secondo le procedure standard dell'FBI, quindi un esperimento scientifico a tutti gli effetti. E in effetti poi è successo che i crimini sono diminuiti. Cos'è successo? Come riporto nel libro, in tutta la bibliografia, una cosa che ci tengo a sottolineare è che ci sono più di 30 pagine di bibliografia perché ho cercato di documentare tutto ciò che dichiaro e anche per dare l'opportunità a chi si occupa di spiritualità di avere dei riferimenti scientifici e bibliografici. In conseguenza andiamo a prendere gli articoli scientifici pubblicati in seguito a questo esperimento, si vedono proprio i diagrammi dove la criminalità è scesa del 25%. Ovvio la domanda è: che relazione c'è tra la meditazione e i crimini?
E la domanda viene a chi non ha capito che, come dice soprattutto la fisica, dopo la fisica quantistica, ma già la fisica quantistica è l'antica spiritualità, che tutto è uno. Quindi non è possibile separare nulla e nessuno, e tutto nella nostra vita dipende da noi stessi e dal fatto che siamo parte di uno. E allora è chiaro che l'energia di amore, come secondo la formula di Maharishi, che Maharishi stesso ha sviluppato, che è esponenziale, ovvero dice che quando io medito mando energia a 100 persone, ma se siamo in 2 già a 400, se siamo in 3 a 900, per mandare amore a tutto il pianeta bastano 8500 persone, proprio perché è una formula esponenziale. E la formula di Maharishi dice che con 8500 persone si hanno effetti misurabili sull'intero pianeta. Magia? Sicuramente. Grazie. Ora leggerei un altro breve estratto che parla di uno dei fondamenti della fisica quantistica, l'entanglement. Arriviamo ora al cuore della fisica quantistica, a ciò che ha cambiato tutta la storia della scienza e per il quale dovranno essere riscritti tutti i libri di fisica, l'entanglement. L'entanglement è rimasto a lungo un concetto astratto e teorico, fino a quando nel 1964 John Bell ne dimostrò la fattibilità. Dal 1980 in poi, una serie di esperimenti ha provato in modo inequivocabile l'esistenza di un meccanismo non locale di influenza istantanea fra due particelle. Ci puoi dire di più? L'entanglement mandò in crisi Einstein stesso, perché diceva: se l'entanglement è vero, si viola il principio di causalità. Allora, l'entanglement è stato dimostrato ormai sperimentalmente che funziona, non solo, tutti i computer quantistici, che saranno i computer del XXI secolo a venire, funzionano anche grazie all'entanglement. Detto brevemente, dice che se io prendo due particelle, le collego, se queste anche sono a distanza di migliaia di anni luce, quando cambio uno cambia l'altro. E mentre il principio di Einstein dice che non è possibile trasportare energia a maggiore velocità della luce. L'entanglement invece mette in correlazione due o più particelle. Cosa si dice tutto questo brevemente? Ci dice che tutto è uno, tutto è collegato, e che la separazione è un'illusione, come diceva Bohm. Non solo, da questo deriverebbe un modello di universo olografico. Quindi l'universo è un immenso ologramma, e se è tutto un ologramma, noi siamo degli ologrammi. E per il principio olografico, in ogni parte si ritrova il tutto. Se infatti prendo un ologramma e lo divido in pezzettini, in ogni pezzettino c'è di nuovo tutto l'ologramma iniziale. Non solo, se io faccio una modifica in un pezzettino, istantaneamente si trova in tutto il resto. Ma allora, se noi siamo degli ologrammi, ogni nostro pensiero influenza istantaneamente tutto l'universo. Siamo esseri davvero molto potenti. Il principio olografico è uno dei principi chiave su cui si basa tutta la fisica quantistica e la fisica successiva alla fisica quantistica, che dimostrano che dentro di noi, come dicevano gli antichi, così sopra e così sotto, in ogni nostra cellula, in ogni nostro organo, c'è contenuto il tutto. Perfetto, grazie mille Gianni. Questo e tante altre cose interessanti potete trovarlo su questo libro, Spiritual Quantum Coaching, di Giovanni Motta. Grazie mille. Grazie.